O la prima tappa a Roma, la 50 giorni di cinema internazionale a Firenze, è stata presentata il 14 ottobre all'Odeon, alla presenza dei direttori dei festival, dei rappresentanti di Fondazione Sistema Toscana e dell'assessore regionale alla cultura Cristina Scaletti. La rassegna più lunga d'Italia prenderà il via il 20 ottobre con Franz Odeon e proseguirà fino al 9 dicembre con una proposta di 200 film, anteprime, incontri con gli autori, premi, tra cui il prestigioso premio NICE, musiche, colori, immagini e volti portati sul grande schermo dal Festival dei Popoli, Festival Etnomusicale, il Cinema delle Donne, Queer Festival, lo Schermo dell'Arte, la Finestra sul Nord, il River to River dedicato all'India. Siamo emozionati, è la quinta edizione della 50 giorni di cinema internazionale a Firenze, è un compleanno importante, i risultati sono davvero maggiori di qualsiasi rosea aspettativa potessimo avere. La cosa più bella è la squadra dei festival e tutta questa energia positiva che lavorando insieme dà un risultato bellissimo. Questa è la più lunga carrellata di cinema di qualità che viene offerta al mondo. E il pubblico risponde in maniera entusiastica. Siamo riusciti negli anni a coinvolgere non solo Firenze ma tutta la Toscana e anche molti che vengono da tutta Italia e anche dall'estero. È una grande soddisfazione perché voi sapete che il nostro valore è proprio la capacità delle persone, dei direttori dei festival, degli staff, del personale della fondazione che lavorano. Non sono festival ricchi, ma sono festival straordinari. Il parterre degli organizzatori presenti sul palco all'Odeon danno un'idea di quante persone partecipino alla kermesse così ampia di proposte e contenuti e soprattutto, ha affermato Martinotti, direttore di Franz Odeon, indica che i tempi sono maturi per fare di Firenze uno dei poli della futura Casa del Cinema Europeo. È fondamentale perché rappresenta appunto una modalità di conoscenza e di cultura che per noi è essenziale, un cinema che è improntato appunto a raccontare tante cose e quindi appunto attraverso una modalità espressiva di grande impatto ci consente di divulgare la cultura e quindi di renderla accessibile e di dimostrare soprattutto, e a questo teniamo tantissimo, che laddove appunto l'offerta culturale si eleva e si innalza e si è intercettata da una domanda culturale altrettanto forte, quindi la nostra intenzione è quindi di mantenere sempre estremamente alta l'offerta proprio per innalzare ancora di più sempre la domanda e quindi rendere la cultura un fenomeno fondamentale della nostra civiltà. Dunque è stata lanciata la proposta di lanciare Firenze come centro europeo del cinema, uno dei centri europei del cinema, secondo lei è fattibile? No, Firenze e la Toscana, sì assolutamente, secondo me più che fattibile è un'idea straordinaria, valutiamola con interesse perché insomma ce ne sono rimasta colpita anche io e interessata positivamente. L'appuntamento con il cinema di qualità è all'Odeon a partire dal 20 ottobre. Il cinema francese ci regalerà in anteprima il bellissimo The Artist e ospiterà in prima serata Valeria Golino.